Noi credevamo, l'ultimo film di Mario Martone, prodotto da Palomar, è stato presentato in anteprima Odeon Firenze lunedì 8 novembre. Il film ripercorre senza false retoriche la storia del Risorgimento italiano, troppo spesso raccontato e insegnato nelle scuole in modo non corrispondente alla realtà. Vuole rendere, ad esempio, una giusta collocazione ai personaggi dei cospiratori, ricercati come terroristi dalle polizie internazionali. I difficili rapporti tra i personaggi e le varie anime dei moti, e soprattutto il contrasto mai sanato tra l'ala monarchica e l'ala repubblicana degli indipendentisti. La storia del film prende spunto dalla vita di tre giovani affiliati alla Giovane Italia, uno dei quali è ricalcato dalla trama dell'omonimo libro di Anna Banti, cui il film in parte si ispira. Non c'è nulla della retorica con cui noi siamo abituati a invece a, come di avere rapporto con la nostra storia, con la storia della nascita del nostro paese. Di Mazzini, che appunto c'è, cioè, questo giovane oscuro cospiratore umilissimo, che viene mandato da lui per prendere il pugnale con cui bisognerà uccidere Carlo Alberto. Il pugnale è sullo scrittoio, lui lo guarda, il ragazzo capisce con lo sguardo, anche lui guarda il pugnale e lo prende. La dinamica di questo incontro è raccontata esattamente da Mazzini, esattamente in questi termini, cioè con gli sguardi e tutto. Quindi quella scena l'ha scritta Mazzini, cioè io non ho fatto nient'altro, cioè non l'abbiamo scritta né io né De Cataldo, l'ha scritta Mazzini. La posizione oscura di Francesco Crispi nella strage di Parigi, di cui non si saprà mai, Francesco Crispi, che come forse ricordate, è stato poi, è diventato un primo ministro molto importante di una Italia molto autoritaria, colonialista, cioè una sorta di proto Mussolini. Crispi era un cospiratore mazziniano, era un rivoluzionario, quindi storie di questo genere in Italia noi ne conosciamo parecchie, diciamo, di questi cambiamenti, rovesciamenti impressionanti. E tra le cose impressionanti c'è il fatto che in questo episodio dell'attentato di Felice Orsini a Napoleone III, che fece 8 morti e 150 feriti tra la folla innocente a Parigi, 1858, 4 italiani, nascita del terrorismo, non saprei come chiamarla in altro modo, cose di cui sappiamo noi qualcosa? Qualcuno ci ha mai segnalato che abbiamo fatto 8? Abbiamo, nel senso che 4 italiani hanno fatto. Tra questi 4 italiani, il capo Felice Orsini era un eroe del risorgimentale, era una grande figura, e dopo l'attentato ha scritto una lettera a Napoleone III di enorme importanza, che ha avuto peso e significato e che rimane una lettera ancora oggi, un documento straordinario sul rapporto tra il potere assoluto, il totalitarismo, come dire, la dittatura e l'azione di chi combatte questo. Orsini si rifiuta di dire al processo il nome e muore sulla ghigliottina senza dirlo. Quindi questo, il nome di questo attentatore sconosciuto non viene detto. Molti anni dopo, uno dei 4 attentatori, che invecchia più di Crispi, perché è Rudio, che andrà a combattere con Custer in America, Little Bighorn, c'è una storia straordinaria. Quindi, diciamo, Crispi muore vecchissimo, ma Rudio muore più vecchio ancora. Dice: ora che è morto Crispi, posso dirlo, il quarto uomo era Crispi. Un contrasto, ha affermato il regista, dilaniante tra azione e disillusione, che segna da allora, come un pendolo amaro, ogni fase della nostra storia. Guardando la radice della nazione italiana, si scorgono molte cose dalla pianta che ne è sviluppata.